Buonasera, ci troviamo nell'istituto alberghiero Ipsar Maiorana di Bari. Siamo in compagnia degli chef Alberto Falco e Antonio Corriero. Io sono Sandro Romano, console per il Sud Italia dell'Accademia Italiana di Gastronomia Storica e siamo qui per prepararvi una ricetta della tradizione pugliese. Una ricetta importantissima della tradizione pugliese che è la tiella di riso, patate e cozze. Durante la ricetta daremo anche alcune spiegazioni, alcune indicazioni, ma io passerei la parola ad Alberto Falco che comincerà a preparare appunto questa meravigliosa ricetta. Bene, allora adesso subito iniziamo a preparare la nostra tiella. Versiamo subito dell'olio, extravergine d'oliva naturalmente, aggiungiamo la nostra teglia e andiamo subito ad adagiarvi sopra della cipolla. La cipolla l'abbiamo messa qui. Allora io sì. Mi permetto qualche piccolo intervento. Innanzitutto comincerei a parlare dell'olio. Che olio abbiamo messo? Abbiamo messo sicuramente un olio pugliese. Certo, un olio extravergine d'oliva pugliese. Ok. Mentre la cipolla. Un cima di bitonto più bene. Possa andare bene. Infatti. Ora a questo punto possiamo prendere le nostre sia le patate che anche le zucchine che noi abbiamo già precedentemente affettate e le andiamo un attimino a condire qui in questo nostro tegame. Ci versiamo anche i pomodorini che abbiamo già tagliato, abbiamo utilizzato dei pomodorini rossi a filo per dare più sapore. Adesso qui ci versiamo un attimino pizzico di sale, non ci mettiamo molto sale, perché poi utilizzeremo del formaggio che già abbia sale di per sé, un pizzico di pepe e dell'aglio tritato. Questa è una delle tante versioni, no? Ognuno ha la sua versione, Perché diciamo... anche anticamente nel centro storico ogni famiglia portava avanti la propria tradizione in modo diverso. Questa è come la prepariamo noi, sicuramente poi dopo che l'avete assaggiata potrete dirvi la vostra. Questo è un sistema diciamo leggermente diverso dal fare gli strati, cioè voi condite praticamente insieme i vari ingredienti. In modo che si vanno a insaporire e in modo che poi anche con l'acqua di vegetazione che si è formata sotto andiamo ad aggiungere altri ingredienti che ora vedremo insieme per formare un sughetto per condire l'intera tiella. Allora ci versiamo anche un po' d'olio. E diciamo, cioè le ricette della tradizione sono soggette a tante varianti, certo. Che ognuno ha un suo sistema. Noi siamo qui per dare delle linee guida, ma poi possono comunque essere modificate. L'importante è mantenere l'identità della ricetta. Sì. Allora, andiamo subito a mettere nella tiella. Facciamo il primo strato delle patate, il pomodoro, la zucchina. Non tutti mettono la zucchina. Originalmente nella ricetta la zucchina non c'era, poi oggi invece si usa mettere anche la zucchina e noi, siccome qualcuno piace, l'abbiamo messa proprio per accontentare un po' tutti. Allora ti dirò, la zucchina è un discorso più legato alla stagione, cioè non è che anticamente non si metteva, anticamente si metteva, però era un'aggiunta estiva, perché la zucchina non si trovava come oggi tutto l'anno. Quindi era un discorso più legato all'estate. Legato alla stagione. Così come il discorso dei pomodorini, no? Che magari d'inverno venivano utilizzati i pomodorini al filo, mentre d'estate il pomodorino fresco. Oggi si trova il pomodorino fresco anche tutto l'anno, però sappiamo che a livello di sapore, no? C'è una bella differenza. Quindi consigliamo magari di utilizzare ancora utilizzare i prodotti di stagione. Perfetto, questo mi sembra un messaggio importante. Sì, molto importante. Ora andiamo a condire tutto. Qui abbiamo fatto del formaggio aromatizzato. Dentro questo formaggio pecorino abbiamo del prezzemolo grattugiato, abbiamo dell'aglio, abbiamo anche un pizzico di pepe. Adesso possiamo mettere qui sulla tiella. Bene. Ecco qui. Possiamo iniziare subito ad adagiare le cozze aperte a mezzo guscio,
un'indicazione sulle cozze la possiamo dare, cioè le cozze ovviamente le compriamo che sono chiuse, no? sono cozze con le due valvole. Quindi noi cosa andiamo a fare innanzitutto? Andiamo a pulirle, a vaschiarle dall'esterno? Andiamo a spazzolare e andiamo a pulire, e una volta spazzolate e pulite per bene, poi le apriamo e lasciamo soltanto un mezzo guscio. Noi le mettiamo così le cozze. Io ho visto anche nel centro storico c'è qualche donna, qualche nostra nonna che la mette al contrario la cozza, ho visto qualcuno farlo, però noi preferiamo farlo così. È importante farlo così. È importante farlo così perché il riso, adesso dovremmo mettere e accogliere il riso. È importante che noi lo mettiamo così. Ci sono molte varianti, ognuno però ci sforziamo di fare quello che riteniamo che sia più giusto. No, comunque quasi tutti utilizzano questo sistema che mi sembra sicuramente il più corretto. E poi così le cozze insaporiscono il riso e si ottiene quell'amalgama che il piatto deve dare. Benissimo. Adesso andiamo nuovamente a condire sulla cozza con il nostro formaggio aromatizzato. Sì. E possiamo incominciare a mettere il riso. Non eccediamo molto nel riso, e quello che richiede quanto basta, perché c'è chi abbonda troppo nel riso, ma questo non va bene. Però la giusta quantità. Un'indicazione tecnica anche sul riso la possiamo dare, cioè appena proprio spolverizzato di riso, quindi deve coprire le cozze per rimanere uno strato sottile, perché il riso, che succede? Gonfia in cottura, no? E quindi praticamente nel momento in cui andiamo a cuocerlo, se ne mettiamo troppo avremo troppo riso, non avremo quell'equilibrio appunto di cui parlavamo prima, no? E il riso abbiamo detto che stiamo utilizzando un riso arborio. Sì. Possiamo riprendere un attimino l'altro po' di formaggio aromatizzato. Per ogni strato glielo mettiamo questo formaggio aromatizzato, anche perché noi abbiamo messo poco sale ora possiamo mettere le altre verdure, giusto? Sì, pecorino c'è anche, abbiamo detto, anche un po' di pangrattato dentro, poco, ma ce l'abbiamo messo. Aggiungiamo delle altre. Vediamo qui. Aspetta. Le mettiamo altre due intorno? Sì, sì. Più o meno. Anche le patate, no? Sono una cosa importante. Noi abbiamo in voglia delle patate di qualità. Cominciare dalla patata di Zapporetta, il marmite in Savoia, la seglinde di Galatina, no? Patate a pasta gialla, no? Mi sembra che sia la patata più giusta, la patata più indicata per questo tipo di pietanza, certamente. E anche lo spessore della patata è importante. È molto importante. Dobbiamo parlare anche sì, di quello. Certo, come abbiamo potuto far notare prima, lo spessore è di quei 4, massimo 5 mm, ma non di più. Ed è importante che siano anche molto uguali tra loro, no? Molto omogenei nello spessore, però certo, per un discorso di cottura, giusto? Vogliamo mettere un altro po' di formaggio? Sì. Mettiamo su. La gratinatura finale, no? Sì. E poi la completiamo solo con del pan grattato. E ora abbiamo del vino bianco, lo versiamo in questo sughetto che si è formato mentre abbiamo condito più volte le verdure. Ecco, abbiamo messo del vino bianco. Questa è un'altra delle varianti. Sì, per dar profumo, più profumo. A questo punto possiamo riempire di questo sughetto la nostra tetiella, sino ad arrivare quasi a filo di tutta la pietanza. Quindi è importante non coprirlo. No, non deve essere acqua, deve arrivare al filo. Esatto, deve arrivare al filo. Al filo della superficie, praticamente. Sì. Qua. In questo
questo liquido c'è del sale? Sì, c'è anche del poco, ma c'è del sale. Poco perché abbiamo messo questo formaggio, questo liquido già è saponino in sé per sé, e anche perché ultimamente la tendenza è anche a ridurre un pochettino il sale nelle pietanze, perché i nostri palati sono stati abituati un po' male con troppo sale. Salutissimo. All'acqua delle cozze non no, l'abbiamo... No, ci mettiamo un attimino di pan grattato? Sì, sì. E l'acqua delle cozze che l'abbiamo filtrata. L'operazione di filtraggio è importantissima. È molto importante, sì. E queste sono ovviamente sporche, possono avere dei residui fastidiosi. Sì, ho fatto un po' di pan grattato anche sopra, poi ci mettiamo un po' d'olio. No, anche quello, un po'. Sì. Un filo d'olio. E siamo pronti per infornare. A questo punto inforniamo ai 170-180 gradi, dai 50 ai 60 minuti, dipende questo un pochettino dal tipo di tegame che utilizziamo, dal tipo di forno che abbiamo a casa, dal tipo di patata che stiamo utilizzando. Sono fattori che vanno a determinare sia i gradi del forno che anche i limiti. Quindi anche qui è l'esperienza, quella che guida, no? Certo. Questo adesso la inforniamo subito in un forno già preriscaldato. Alto. Benissimo. Noi il nostro forno, che lo conosciamo abbastanza bene, l'abbiamo messo a 170 gradi per circa un'ora. E questo è il risultato finale. Noi avevamo già preparato prima una, perché non possiamo stare più un'ora ad aspettarne la cottura. E questo è il risultato finale. Una bella gratinatura dorata, le patate sono cotte, il riso è arrivato alla giusta cottura. E poi che facciamo? Lo mangiamo subito o aspettiamo un pochettino? Beh, una volta cotto è preferibile aspettare un attimino, che si intiepidisce e bisogna aspettare almeno 5-10 minuti. Io direi anche di più. Anche di più. Certo. Estivo abbiamo detto, soprattutto. Beh, può essere mangiato certo. Anche a Però se lo vogliamo assaggiare aspettiamo un pochettino. Grazie anche all'Istituto Majorana che ci ha ospitati nelle sue cucine e grazie anche agli operatori del servizio audiovisivo della scuola che si occuperanno di montare questo video nella maniera migliore per renderlo fruibile a tutti e per dare delle indicazioni non solo a chi cucina a casa ma anche agli operatori del settore. Grazie. Buon appetito.